Amici di Address Italian, siamo a Carpi in provincia di Modena ed oggi scopriremo la De Nigris, leader mondiale nella produzione dell'aceto balsamico. Siamo con Armando De Nigris, presidente e terza generazione di questa meravigliosa realtà. Armando, a te la parola. Grazie Vincenzo innanzitutto per averci fatto visita. Stamattina saremo e gireremo cercando di capire le origini di questo mondo veramente affascinante. Gli abbiamo dedicato un intero villaggio, il Balsamico Village, che tra poco seguiremo per scoprirne tutti i suoi angoli nascosti. Andiamo a scoprirlo. Ed è particolare perché dietro ad una bottiglia che troviamo su uno scaffale c'è tutto questo, c'è la vendemmia, c'è il raccolto, momenti cruciali per la produzione del mosto. Il mosto d'uva, cioè l'uva pigiata, il suo succo, è fondamentale per la produzione di aceto balsamico perché viene cotto, viene ridotto di volume ed è proprio in quel momento che la selezione del mosto e quindi delle uve che lo ha prodotto ci dà la possibilità di raccogliere il mosto di prima premitura, il mosto fiore. Questo è il Trebbiano, è la varietà bacca bianca, l'uva bianca, che porta acidità al prodotto. Quest'anno sarà un'ottima vendemmia. È fondamentale tenere sempre vivo il territorio e quindi gli odori che il territorio ci può offrire. Abbiamo raccolto delle essenze particolari, anzi delle piante che crescono spontaneamente. Queste, vedi? Questo è l'odore dell'aceto balsamico. Fantastico. Fantastico. È il territorio che ci dà questo bouquet di profumi, che alla fine è un'alchimia, la produzione dell'aceto balsamico. La nostra tinaia di invecchiamento, il nostro salotto buono di casa. Qui l'aceto balsamico invecchia. Invecchia fino a 3 anni per l'aceto balsamico di Modena a indicazione geografica protetta. Oh sì, hai preso proprio quella giusta, hai l'occhio lungo. Questa è la riserva del fondatore, Vincenzo. Ricetta tradizionale che risale a mio nonno, siamo a 3 generazioni fa e abbiamo visto la vendemmia, abbiamo visto l'uva, la raccolta, il mosto, il blend, il mix dei vitigni che noi abbiamo presi in una giusta dose, in un giusto dosaggio, creano questo prodotto, un vero nettare, la riserva del fondatore. C'è pochissime bottiglie all'anno sostanzialmente che noi produciamo di questo oro nero di Modena. Oro nero. Vincenzo, adesso stai sentendo i profumi del mosto d'uva. Quello che abbiamo visto che fino a poche ore fa era sulla pianta. Il mosto d'uva ti dà questo odore mieloso di vaniglia che sposa adesso l'aceto di vino e senti un odore pungente, forte, aspro. Quando le mettiamo insieme c'è bisogno di farli legare, di fargli fare pace, di farli sposare. Il matrimonio. Il matrimonio. Nella botte adesso stai annusando le essenze del legno pregiato. Amici di Address Italian, quello di De Nigris è un viaggio iniziato più di 120 anni fa, nel 1889. Beh, spero che abbiate avuto coscienza di ciò che vi aspetta. Noi siamo qui a ringraziarvi, ringraziamo il dottor De Nigris e
il viaggio assolutamente continua. Grazie.